Il mercato coperto Albinelli è un luogo dove si intrecciano storie, profumi e tradizioni della città. Sorge nel centro storico di Modena, fra la ex contrada delle carceri, ora via Albinelli, e via Mondatora, dove già esistevano il macello e il mercato del pesce. Un'area che fu oggetto nei primi decenni del Novecento, come la vicina piazza 20 Settembre, di un'importante opera di risanamento urbano ed edilizio. La struttura coperta venne costruita per ospitare il mercato che fin dal Medioevo si teneva in Piazza Grande, un punto di incontro e di commercio fondamentale per la città, che per ragioni di decoro urbano e igiene pubblica doveva trovare una sede stabile e chiusa. Il nuovo mercato fu inaugurato il 28 ottobre 1931 su una superficie complessiva di circa 1000 metri quadri, con file parallele di banchi coperti da pensiline in ferro e ghisa in stile tardo Liberty, botteghe in muratura ai lati con eleganti insegne nere e oro e banchi in marmo rosa per la vendita del pesce. Due grandi cancellate in ferro battuto chiudevano gli ingressi su via Albinelli e via Mondatora, e al centro della struttura fu collocata una fontana ornata con la statua in bronzo di una fanciulla che porta un cesto di frutta, opera di Giuseppe Graziosi. L'attenzione all'estetica del luogo si coniugò con le esigenze di pulizia e igiene, garantendo la fornitura di acqua corrente a tutti i banchi e un sistema di deflusso dell'acqua per la pulizia del pavimento. Negli anni sono stati fatti interventi di ammodernamento degli impianti e restauri che ne hanno conservato intatta la struttura e l'estetica. E nel 1997 il mercato coperto Albinelli è stato riconosciuto monumento di interesse storico nazionale. Il mercato Albinelli è un punto centrale e caratteristico della vita cittadina, frequentato, vivace e accogliente. Un luogo della tradizione in cui i valori della cultura e della gastronomia modenese trovano la loro massima espressione grazie ai tanti prodotti tipici e alle persone che vi si incontrano. Passeggiare tra i suoi banchi, tra i colori della frutta e della verdura, i profumi del pane e della pasta fresca, delle carni, dei salumi, del pesce, dei formaggi, assaggiare i prodotti della gastronomia locale, scambiare due chiacchiere sul modo di cucinarli, è un'esperienza sensoriale da non perdere che mette di buon umore ciascuno di noi.